storia, cioè. Vabbè, allora ci dica cosa sa dell'amico Fritz. È amico Fritz. Sì. Vabbè, allora, tanto partiamo dalle cose basilari. È nato a Carrara, che è questa cittadina combattuta al confine tra la Toscana e la Liguria, nel 1982. È cresciuto tra le montagne, le Alpi Apuane ed il Mar Tirreno. Bravo, bravo. Ha studiato su Wikipedia, eh? No, ma quale Wikipedia? No, ma guardi, per togliere l'acqua dal vino, cioè io potrei iniziare il racconto della storia dell'amico Fritz in realtà accennandovi una canzone che l'amico Fritz ha inserito, tra l'altro, nel suo ultimo album in qualità di ghost track, la traccia fantasma. Ha presente? La ghost track, che usava una volta. Sì, i fantasmi, chiamati Ghostbusters. Ma adesso non c'è la coscienza, cioè, mi sembra di capire, è anche simpatico. Sì, simpatico che fa rima con pragmatico, quindi andiamo avanti. Sì, ci faccio sentire qualcosa allora. Faccio sentire, a cappello, a cappello. Questo microfono funziona? Penso proprio di sì. Attrezzatura serissima qui. Va bene, ok. Allora, sì, però così a cappella, magari. Posso prendere la mia chitarra? No, anzi, cioè, io ho la mia chitarra qua, però vedo che qua c'è una chitarra. Sì. C'è una chitarra qua, no? Eccola lì, certo. Ma non è che per caso potrei magari usarla? Ma guardi, quella lì è una chitarra di un certo pregio, di un certo valore. Ma lo immagino, certo. Se la sente di adoperarla, la sa adoperare, la sa usare. E va bene, glielo faccio sentire, no? Ma mi ci approccio con tutto il rispetto possibile. Posso? Allora, con garbo, con cautela, provi a prenderla. Davvero? Posso, sul serio? Provi, su. Ok, ma allora a questo punto, per evitare di rovinarla, il concerniere, posso tipo anche togliermi? Sì, sarebbe meglio, perché se, insomma, se la graffiasse non sarebbe proprio... Grazie. No. Posso appoggiarlo qua, sulla mia custodia, non voglio invadere il territorio. A patto che dopo si ricordi di riprenderlo. Va bene, dopo poi ne parliamo. Vado, Appoggi pure. Ma la posso prendere davvero? Sì, le ripeto, con una certa delicatezza, con un certo garbo. Mi tiro anche sulle maniche per evitare che magari i bottoni così... Vado, vado. Prenda pure, sì. Emozionato, Come la spada nella roccia. Ma questa è una chitarra professionale, una chitarra seria. C'è anche la cinghia proprio. Cioè, la... Non è mica di quelli che si trovano negli ovetti di cioccolata, cioè una chitarra come si dice. Sennò sarebbe gonfiabile. Ecco, cioè. L'ovetto, la chitarrona, vabbè. Ci sono anche plettri qua, posso prendere un plettro? Uno, uno di numero. Uno. Non li arraffi tutti, effettivamente. Non li arraffi tutti. Uno, ne prendo uno. Sì. Vado, Me la dai, me lo dà me lei il permesso. Sì, però suoni delicatamente, perché poi saltano le corde, diventa antipatico. Però ora mi mette tutta questa pressione, vabbè. Mi raccomando. Io vado. Cru cru, cru cru lo fa. È accesa. Vado, Funziona, è fantastico. Va. Allora, quindi vado. Perfetto. Funziona. Allora, io partirei, ricapitoliamo, questa canzone che l'amico Fritz ha messo come ghost track del suo ultimo album. Allora fa così, e parto, vado. Sì. Vado? Ora di andare.